Cosa è emersa da questo vertice con i sindaci e con il prefetto per ciò che riguarda purtroppo la mancanza di distribuzione idrica? Allora, diciamo che questo incontro è stato fondamentale perché ha messo attorno a un tavolo tutte le istituzioni con un solo unico problema da risolvere, che è quello dell'emergenza idrica. È ovvio che AICA si interessa dell'approvvigionamento di 34 comuni e quindi ogni comune ha una sua zona peculiare. Però ecco, cosa è emerso? Intanto stiamo trivellando una serie di pozzi in tutta la provincia, parlo di Favara, di Sciacca, parlo di Agrigento stesso, il comune capoluogo, per cercare di avere ulteriori risorse idriche. AICA aspira a una logica di indipendenza idrica, ma non è raggiungibile nel breve, è giusto che i cittadini lo sappiano. Però attraverso una sorta di interconnessione con tutte le reti, certamente possiamo in qualche modo provare a diminuire i disagi della popolazione. Questi pozzi ci daranno nel breve oltre 100 litri di acqua al secondo, e questo sicuramente, considerato che Sicilia Acque ha tagliato l'approvvigionamento ad AICA del 30%, sicuramente questo potrebbe essere una prima risposta. Poi stiamo razionalizzando il sistema autobottistico, perché fino ad oggi, lasciateci dire che è stato un tantino promiscuo, e stiamo cercando di razionalizzarlo, nel senso che a tutela della comunità, a tutela della popolazione, noi non possiamo permettere che dei tizi riforniscono delle abitazioni private senza sapere da dove prendono quest'acqua e dove la stanno portando. Quindi attraverso una logica semplice di un censimento degli autobottisti, senza alcun onere, senza alcun'altra richiesta, noi mettiamo la popolazione in salvaguardia, nel senso che diremo che sarà rifornita la villetta X dall'autobottista Y, quindi sappiamo chi ci va e con che acqua ci sta andando. Perché ci è capitato di trovare delle situazioni quantomeno paradossali della quale AICA non era assolutamente a conoscenza. Quindi siamo ovviamente tutto a favore della legalità e a favore di una logica di normalità. Ecco, l'emergenza forse non è più opportuno chiamarla tale, perché deve essere un approccio sistemico innovativo che dobbiamo attuare, e cioè questa sarà non più un'emergenza ma sarà la norma nei prossimi 10-15 anni. Quindi è giusto che ci iniziamo ad attrezzare anche tenendo conto di questa eventualità. Un'ultima cosa che mi avreste chiesto, ma dico direttamente io: a più lungo termine la soluzione sarà il dissalatore. Sindaco, per la città di Agrigento, assetata da anni, cosa è emerso da questo vertice? Ma si sta lavorando con i vertici della prefettura, i vertici di AICA, con i vertici anche regionali. Già sono stati reperiti diversi pozzi che a breve saranno fruibili. Per Agrigento, io grazie anche all'impegno del mio ufficio tecnico di AICA, abbiamo reperito due fonti nell'immediato, che sarebbe una in via Solferino e l'altra la fonte di Bonamorone. Sto cercando anche, come si è fatta a Sciacca, di realizzare questa convenzione con AICA e gli autobottisti per regolamentare anche un po' questo servizio e per renderlo ancora più efficiente e più trasparente. E poi a lungo termine sto lavorando tantissimo sull'installatore. Siamo con il sindaco di Favara, città solitamente con il grande problema di distribuzione idrica. Cosa è emerso e se ci saranno delle azioni, diciamo, attive e fattive per questa mancanza di acqua a Favara? Poi, intanto, oggi è stata, diciamo, una delle ultime riunioni risolutive, per dire così, perché noi settimana prossima saremo già in grado di scavare un nuovo pozzo a Favara. Ci lavoriamo da mesi, avevamo fatto uno studio delle acque, un nuovo pozzo sul territorio comunale che darà la possibilità di un ristoro di almeno 20 litri secondo. Oggi c'era il problema dell'ASP per avere le autorizzazioni, diciamo che si stanno appianando tutte le difficoltà burocratiche, saremo a breve tempo pronti a partire. Inoltre, con una serie di interventi sulla linea Petrusa, saremo in grado di poter intervenire anche sulla condotta che porta l'acqua al carcere, intanto strozzando e tornando anche le abitazioni intorno al carcere. Ma poi la cosa più importante, a breve ci sarà la possibilità di fornire il carcere con delle autobotti, quindi dando più respiro
alle utenze di Favara. Quindi diciamo che oggi la riunione è andata bene, ci è voluto 6 mesi intensi di lavoro perché noi ci lavoravamo da questo inverno, però penso che già la settimana prossima avremo delle risposte. Per avere una maggiore fornitura dovremmo aspettare almeno un mesetto, perché i lavori avranno il suo tempo, però non settembre-ottobre come temevamo, ma diciamo molto prima.